Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Nella quiete e al gelo di Novarello, il Palermo prepara la gara di domenica alle 12.30 allo Stadio Olimpico contro il Torino. Rossonero che lavorano a ritmi intensi per assimilare nuovamente le alchimie tattiche di Giampiero Gasperini. Il tecnico rossonero è sempre più intenzionato a riproporre la difesa a tre con altrettanti uomini in avanti. Favoriti Miccoli e Boselli con Ilicic trequartista. Si gioca una maglia anche Fabbrini, tra i più pimpanti di queste ultime giornate di campionato. Non corrono buone notizie dall'infermeria. Barreto infatti rimediato un trauma muscolare al polpaccio. Le condizioni del giocatore paraguayano verranno monitorate ora dopo ora e si cercherà di capire se ci sono i margini di una convocazione per la trasferta di Torino. Difficile comunque il suo impiego dal primo minuto, ecco perché Gasperini sta pensando sempre più all'inserimento dell'argentino Forlin. Ieri a Novarello 7 gol al Novara Primavera, in grande spolvero Ilicic e Dybala. Guglielmo Micichia, vicepresidente del Palermo, ha parlato ai microfoni di un portale nazionale della situazione del rossonero. Dovremmo vincere il maggior numero di partite possibili, per questo abbiamo richiamato un tecnico che può regalare un atteggiamento più propositivo ai giocatori. L'allontanamento di Gasperini è maturato al termine di una sconfitta pesante. Le partite disputate con Malesani non hanno scaturito l'effetto sperato, con il ritorno di Gasperini unica soluzione per poter mantenere vive le speranze di salvezza. Con quest'ultimo la squadra ha sempre espresso un buon gioco. Il Palermo farà di tutto per stravolgere gli equilibri che sembrano essersi delineati in zona retrocessione. Fare la corsa su Genoa e Atalanta, se siamo bravi a fare risultati, dice il DC rosanero Giorgio Perinetti, possiamo mettere pressione su chi precede e magari comincia a sentirsi salvo. Quota 40 punti significa salvezza? Di solito sì, ma per raggiungerla ci servono più impegno, cattiveria e determinazione. Sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze l'arbitro di Torino-Palermo, lancio match della 27esima giornata del campionato di Serie A. Torino favorito sul Palermo per la nota agenzia di scommesse Cursal Bookmaker. Il successo dei Granata è quotato alla pari, ossia 2, pareggio a 3.40. Se il Palermo invece dovesse centrare la prima vittoria esterna proprio sul campo del Torino, la quota è di 3.75. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.